per noi umbri è la strada diretta del prodotto interno lordo che passa per l'export. Quindi per noi si è interrotta un'arteria vitale. Si sono trovati a San Sepolcro i lavoratori delle province di Arezzo, Forlì, Cesena e Perugia in sofferenza a causa della vicenda del viadotto Puleto sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio ed ancora chiuso al traffico pesante. Una manifestazione organizzata da CGIL e CISL e UIL proprio a ridosso dello svincolo dell'autostrada. È troppo importante che venga sistemata, consolidata, che si trovino soluzioni che guardino sia la sicurezza dei cittadini ma anche al recupero di un'economia che dipende da questa infrastruttura. Per quanto riguarda Arezzo, il disagio si è riversato soprattutto e in particolar modo nel settore logistico dei trasporti. In taluni casi sono schizzati, raddoppiati quasi i costi di viaggio, poi ovviamente per chi lavorava nel tratto appunto stradale, quindi per quanto riguarda i servizi di rifornimento, di ristorazione, lì stiamo intervenendo appunto con la cassa integrazione, con gli ammortizzatori sociali. Noi non chiediamo una riapertura a prescindere, chiediamo una riapertura in totale sicurezza anche ai mezzi pesanti e ai pullman che portano turismo nelle nostre vallate. Resta infine ancora l'attesa per la superperizia sul viadotto Puleto dopo che ieri piogge e forte vento hanno fatto saltare l'incidente probatorio. Solamente dopo questo accertamento, che a questo punto sarà svolto nei prossimi giorni, potranno riprendere ed essere ultimati i lavori da parte di ANAS che porteranno così alla riapertura al traffico pesante. Per le condizioni del viadotto, la Procura di Arezzo ha iscritto nel registro degli indagati 5 funzionari e dirigenti ANAS per omessa manutenzione.